Una volta era successa questa cosa famosa, quando era 10 anni fa, che a un certo punto dicono, ah, i neutrini vanno più veloce della luce. Non so se l'avete visto, no? Era stata una cosa famosa perché era un esperimento, tra l'altro, che si faceva in Italia, in cui cosa facevano? Loro avevano, al CERN c'era una fabbrica di neutrini, loro avevano tempo di partenza del neutrino dal CERN e poi quando sotto il Gran Sasso succedeva qualcosa dovuto a questo neutrino, avevano tempo d'arrivo. Fanno questo semplice calcolo e scoprono che i neutrini vanno più veloce della luce. Ah, cosa succede? A quel punto lì tu dici, hai due possibilità, uno, ho sbagliato. E qualunque persona che faccia fisica nucleare ti dice, hai sbagliato. La seconda opzione è, ho fatto una scoperta da premio Nobel. Cosa potresti fare? C'è un esperimento in Giappone che fa la tua stessa misura, con contesti un po' diversi, ma in un contesto sano, chiami il telefono, parli con il giapponese, dici, anche quanto viaggi, l'anno prima, non viene normale. E a quel punto vai lì, riguardi, vedi i sistemi, cerchi di capire, eccetera. Invece lo dico, contrario, i giapponesi non hanno detto niente, magari lo hanno scoperto anche loro e stanno solo prendendo la statistica necessaria per pubblicare e ci fregano il Nobel. Allora cosa succede? Che nella collaborazione discutono di queste cose e alla fine decide, ma tipo circa metà della collaborazione, di firmare questo articolo in cui affermi che non è più veloce. L'altra metà no. Poi cosa hai scoperto? Semplicemente hai scoperto che il tempo lo dava un orologio che stava a Gran Sasso che mandava il suo impulso luminoso per contare in lungo una fibra ottica che andava nel contatore. Quindi quel contatore lì andava a vedere il momento in cui gli arrivava la cosa. Allora cosa succede? Che il tipo che aveva montato questa fibra ottica l'aveva messa ma non l'aveva chiusa, allora la fibra ottica era solo appoggiata, quindi il raggio di luce partiva, dato che non era attaccata veniva parzialmente riflesso e poi ripartiva e al secondo giro andava sopra soglia. Davanti e indietro erano 49 secondi, che era esattamente 49 secondi? 40 nanosecondi. Ah, 40 nanosecondi. Che erano esattamente... La luce sarà lenta, vabbè, non c'è niente da fare. Solo che nel frattempo, per cercare di inseguire il sogno di gloria, hanno fatto una figura terrificante e hanno dimostrato tutta la debolezza della scienza.